Buon sabato amici di Chef in Cucina, bentornati all'appuntamento quotidiano con le nostre ricette che il sabato sono sempre pensate per i nostri amici celiaci, senza glutine ma che sono adatte, perfette per tutti, vero Chef? È vero, è verissimo, quindi anche questa cosa, anche tuttora chiamano al ristorante, sai ma poi la mia ragazza è celiaca, cioè, è un problema che mo, a parte per alcune cose, però con delle piccole attenzioni infatti. Andate tranquilli al ristorante. Se fidatevi sempre per quelli del ristorante. Certo, lì sai cos'è chef, c'è un po' il problema della contaminazione, chi ha questa celiachia forte, poi ecco basta che magari questo bello sgombro passa vicino ai crostini e già abbiamo fatto un danno, quindi però insomma la sensibilità dei nostri ristoratori ormai siamo tutti un po' sensibilizzati. Esatto, quindi sanno come fare per evitare la contaminazione, perché tra l'altro è nell'interesse del ristoratore che poi il cliente esca e sia contento e parli bene e dica io sono celiaco, ho mangiato lì e sono stato benissimo, quindi insomma non temiamo. E allora oggi ricetta naturalmente senza glutine, il protagonista è uno dei pesci più fashion dell'Adriatico, lo sgombro. Sì, anche tu mostro rosso però oggi. Vero? Sì, sì. Okay. Sto bene chef, sì, che dici? Sì. Grazie. Sì, noi abbiamo sempre, sai, questa passione per il pesce azzurro, per il pesce povero. Vai in pescheria con 5 euro, li porti a casa, ci mangia 20 persone con questo. Cioè, ma veramente, mica perché. Dobbiamo fare anche i conti. Capito? Noi, effettivamente, chef, dobbiamo iniziare a quantificare anche il costo delle ricette. A fine di ogni puntata vorrei iniziare a fare queste cose, a dire più o meno questa ricetta quanto costa. Sì. Ma guarda quanto è bello. È vero? Bellissimo. Bello, facciamo caro. Sì, bellissimo. Deve essere una borsa di non mi fate dire le marche. Una borsa di sgombro. Però. Sì, potremmo lanciare quasi una sfida, no? Le borse con. Oggi facciamo. Due chiacchiere. Mi dai 10 minuti e me ne fai perdere 8 a chiacchiere. Parli. Allora, qua, oggi facciamo una ricetta stagionale, pesce stagionale e verdure, ortaggi stagionali. Facciamo sgombro e carciofi. Principe della primavera, lo posso dire, sì. Insieme alle fave, ai pisellini freschi, è veramente. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare in questo caso, sì, portiamo un bicchiere d'olio di extravergine d'oliva, lo portiamo al punto massimo senza farlo arrivare proprio, senza farlo bruciare, non dobbiamo ovviamente farlo fumare, deve essere molto forte. Qua noi già ci siamo arrivati, l'olio d'oliva sta intorno ai 180-190 gradi di punto di fumo, quindi lo spegniamo. Una volta spento abbiamo i capperi, io uso i capperi delle Tremiti, quelli più piccolini, ben saporiti, che preferisco di più, dissalati e li buttiamo. Attenzione. In olio bollente. Fuoco spento. Ok. Lo togliamo. Quindi abbiamo finito. E ci buttiamo dentro uno spicchio d'aglio. Ma nei capperi? Nei capperi. Bel gioco di parole. E ci buttiamo un aglio intero con tutta la. E lasciamo stare fin quando non si raffredda. Devi fare un piatto paccheri e capperi, lo devi dire veloce, paccheri, capperi. Ebbene, siamo pronti, quindi abbiamo messo uno spicchio di aglio nei nostri capperi paccheri. Sì, sì, e lasciamo raffreddare. Poi. Qua abbiamo preso i carciofi, li abbiamo privati della parte coriacea. Senti, vogliamo essere smart, sì, dobbiamo fare come dice Antonio Di Gioacchino, io dico sempre, vuoi carciofi teneri? Li digitta tutto quanto, detto proprio in abruzzese. È vero. Dobbiamo lesinare. Perché poi va a fine, ci rimane, per risparmiare questa. Mio marito questa fa così quando pulisce i carciofi, sai? Che poi te rovina tutta la. Esatto. Chi sparambia, spreca, cioè, chi risparmia spreca. Allora, li abbiamo puliti, messi in una sacchetta da sottovuoto, ma senza chiudere, questo semplicemente per non dargli il contatto con l'acqua. E li mettiamo a cucinare in acqua che sobbolle per una mezz'oretta circa. Però non hanno contatto, dentro la sacchetta abbiamo messo i carciofi e ci abbiamo messo un filo d'olio e sale. Quindi e per basta. Farli rimanere abbastanza asciutti? Asciutti, non hanno avuto il contatto con l'acqua, non perdono sapore. Io li faccio nella ventola a pressione, chef. Pure vengono bene, sai? Che belli. Che
sono buoni i carciofi, chef. Quindi hanno cucinato tranquillamente, però non hanno avuto il contatto con il liquido, quindi non hanno perso tutta la parte, sai, il sapore un po' metallico del carciofo e tutta questa cosa. E ci teniamo da parte. Vediamo allo sgombro. Adesso passiamo allo sgombro. Prendiamo lo sgombro, ci ricaviamo dei filettini. Al nostro chef gli piace sfilettare davanti a noi perché è bravissimo a farlo. Veramente io mi incanto ogni volta a guardarti con questo coltellaccio in mano. Hai un'abilità incredibile. Ma poi i coltelli, due, tre tipi di coltelli. Certe volte c'è una sfilza di coltelli. Scimitarra. Non sai quali usare prima. Due, tre ce ne vuole. Che certo, ce ne vuole, è vero. Che tagliano bene, perché poi quelli che non tagliano, diciamo sempre, sono più pericolosi. Sono più pericolosi di quelli che tagliano. Di quelli che tagliano, esatto. Specie se uno non è proprio abile. Mi raccomando le spine, chef. Sì. Ci ricaviamo un filetto, togliamo la parte di pelle che non serve. Qui abbiamo questa fila qua che abbiamo un po' di spinette. Ora o prendiamo la pinzetta e ci mettiamo a giocare, altrimenti facciamo questo lavoro. Gli passiamo a fianco. Che tanto poi, ecco, nel vostro caso non va buttato perché poi può essere utilizzato nei fumetti di pesce, giusto? Passiamo a fianco, proprio raso, proprio vicino. Anche volendola buttare è veramente piccolissima, quindi non... Ci togliamo questa parte qua. Oppure ci mettiamo con la pinzetta, come fanno certi famosi chef in cucina, poi vedete. Ma poi dobbiamo fare 100 sgombri. Ci vuole il tempo che ci vuole. Eh sì. Chef, io quando prendo la pinzetta la uso per me, scusate, volevo fare una battuta, però... Pure io ci faccio i baffi. È vero, ma si direbbe, però, non funziona, sei un po'... come si dice? Non funziona. Ti è caduta di punta, perché solitamente quando cade di punta poi non funziona. Quindi abbiamo ricavato i nostri trancetti di sgombro. Padella ben calda, filo d'olio. Vedi oramai come ti conosco, come anticipo le tue mosse. Ma tu sei di parte, gente. Scocchiamo i nostri filettini. Dalla parte fashion, quindi della pelle. Sì, una parte un po'. Male, facciamo misti. La pelle dello sgombro è buonissima, eh. Diventa croccante. Facciamo scottare un pizzico di sale. Cottura, chef? Breve. 2 minuti. Sì, quindi proprio breve. E questo piatto è, diciamo, questo può idoneo essere per antipasto, per secondo piatto, allora, dipende dalle quantità. Faccio un esempio, io lo faccio come secondo questo piatto. Okay. Però il giorno di Pasqua, essendo un piatto raffreddato, l'ho fatto come antipasto. Ok. Beh, devo dire che comunque la maggior parte dei secondi piatti si presta ad essere valida anche come antipasto e viceversa, quindi sono interscambiabili gli antipasti con i secondi. Ovviamente quello che fa la differenza è la quantità, quindi una quantità maggiore va bene per un secondo piatto, una quantità più piccola è giusta per un antipasto. Io comunque, chef, adoro sempre gli antipasti quando vado al ristorante. Ma è la cosa più sfiziosa, la cosa dove ci si... Ma poi se vuoi testare veramente il potenziale di un ristorante e scoprirlo un po' nei suoi profumi, nei suoi gusti, nelle sue caratteristiche, secondo me prendere un antipasto è importante, perché lì hai la possibilità, si ha la possibilità di assaggiare cose diverse e che rappresentano la cucina del ristorante in oggetto. Il carciofino, guarda, teneri proprio. Sono belle, sono di stagione. Noi ogni tanto, cioè, ci ripetiamo sempre, a volte diamo le cose per scontato, però ecco, è il momento di ricordare quanto è importante mangiare prodotti di stagione, quindi comprare e mangiare, cucinare con ciò che la natura ci offre, perché la stagione, madre natura, sa sempre di cosa abbiamo bisogno. È vero. Siamo quasi pronti per impiattare. Sì, siamo proprio pronti. Velocissimi, anche questo piatto veloce, naturalmente senza glutine, perfetto per tutti. Ci siamo? Sì, ci siamo. Io sono curiosa di assaggiare questi capperi, chef. Ma questo piatto è
Bellissimo. E anche dal punto di vista nutrizionale è un concentrato di salute. Cioè pesce azzurro, tutte le proprietà dei carciofi, insomma, non voglio stare qui a decantare, ma possiamo tra l'altro informarci e capire veramente che è un pesce e soprattutto i carciofi, un ortaggio che fa veramente tanto, tanto, tanto bene. Un connubio meraviglioso tra il mondo marino e quello vegetale. Mettiamo il nostro peperino. Ci facciamo così. E abbiamo l'olio dei capperi con quella piccola nota dolciastra particolare dell'aglio rosso. Wow, che bel piatto! Sai che mi piace anche questo piatto? Sì. Beh, oddio, il piatto è importante perché quando presenti. Mi fa pensare alla rete del mare, non lo so, sì. Mi dà questa sensazione. Eccoci qua. Io mi fermo così, non vado più a sporcare questo piatto perché la semplicità è sempre un dono del Signore. Eh sì, è vero. Grazie chef per questo piatto, grazie ai nostri telespettatori celiaci e non per essere stati insieme a noi. L'appuntamento con Chef in Cucina è quotidiano, ci vediamo domani con la nostra pasticceria, sempre su Rete 8. Seguiteci sempre. Ragazze, mamme, ricordiamo che durante la gravidanza non dobbiamo mangiare per due. L'unico alimento richiesto che va raddoppiato durante la gravidanza è l'acqua. Meglio se ricca di calcio, perché biodisponibilità di questo microelemento è altissimo proprio dall'acqua.